Vai, ci siamo, video vlog. Buongiorno, okay, siamo buongiorno. In mezzo ai broccoli. Dov'è che stiamo andando, Succiuzza? Prego, dillo tu. Stiamo andando al Cartoon Mix di Milano. Siamo qua in mezzo ai broccoli, il posto che più ci sa di. Abbiamo anche appena sono litigato con... Sono pure scontate del 50%, so. Abbiamo appena anche litigato con quello lì della biglietteria. Esatto, perché è stato veramente carinissimo. Sì, proprio. Sì, gentilissima. Che hanno scemo? Millina la mattina, non fa mai male. Con le due camilline belle. Il correttore la socia se l'è messo oggi, sì. Sì, assolutamente, dai, correttore dai, fatemi io. Piano piano. Questo trucco molto sobrio da giorno per ricordare Buonanima di Moira Orfei, no? Per rendergli omaggio perché omaggio. Povera donna ovviamente esatto. Ci ha lasciato. Niente, noi ci vediamo tra poco al Cartoon Mix. Sì. Scopriremo. Sì. Sì. Vedremo tantissime cose, comunque tante divertente, cose. Tante cose, personaggi sicuramente vestiti bene. Niente, speriamo di divertirci. Siamo qua con la nostra famiglia. Lei è la mia migliore amica, mi sopporta ormai da vent'anni. Piacere. Jessica. Niente. Ci vediamo tra un po'. Ok, ragazzi. A più tardi. Siamo arrivati. Stiamo iniziando siamo a arrivati in fiera. Andaggino, guarda questa ragazza. Guarda, dov'è? Guarda che bella. Carina, vestita bene. Per il momento non vediamo ancora tanti personaggi. No, no, andiamo sulla scala mobile che sbarioniamo. Ah, vero. Nico. Sono. Ciao, Son. Guarda. Allora, abbiamo visto tantissimi Pikachu. Tanti Pikachu. Dove sono io, sulla scala mobile. La bellezza. Bella, comoda, la vecchiaia. Bellissima. Oh, ciao. Bianca Neve. E poi niente, adesso penso che vedremo di... Adesso andiamo, vorremmo andare al padiglione 16 se non sbaglio. Ah, il 16. A piedi? Sì, un po'. Ah, ok. Padiglione 6, vecchiaia. Padiglione 16 per vedere tutte le cosine di Fimo, okay. Tutte le collanine, adesso le menate varie. Adesso siamo precisamente nel... Avevamo degli uomini, li abbiamo pure persi. No, sono in fondo. Ok. Sorriso per la stampa, Succiuzza. Felicissima, contentissima. Guardiamo tutti. Beh, c'è un sacco di gente. Vedevamo tanti che andavano via. Vedevamo tanti che andavano via e invece c'è ancora un bel pienone. No, diciamo poi sembra tutto letto. Ah, vuoi anche giocare con di Lego? Cosa vuoi comprare, so? Tutto. Tutto. Vorrei prendere tutto, ragazzi. Io adesso mi stampo contro qualcosa. Succiuzza, io voglio vedere i personaggi. Guarda che c'è un guarda vediamo tutto. Fa caldo da morire. Guarda come combattono. Che sballo. Bellissimo, stupendo, ci stiamo divertendo. Abbiamo fatto le foto con Batman, il mio amore. Bellissimo, il nostro amore proibito. Il nostro amore proibito. Qui stanno collottando. Esatto. Ed è bello, ed è figo, veramente ragazzi. Adesso siamo in cerca dell'Umbrella Corporations di Resident Evil. Okay. Vediamo se la troviamo. No.
mettiti di fianco, Gigi, vai, vai, vai. Vieni, 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 vai vicino alle ragazze, sto ciuzzo di sorriso per la stampa, quelle due che dormono. Dai, tu, ma il Jedi, vai dal Jedi, so. Cos'è sto Jedi? Sorriso per la stampa, ragazze, bellissime, ciao. Grazie. Diciamo ad essere veramente molto anche provate. Siamo riusciti a trovare Daniela Pupa, un sacco di cose carine, ma i soldi mancano. Ovviamente. Adesso siamo alla ricerca di chi sono. Di Johnny Depp, del nostro Johnny. Adesso andiamo e facciamo un bel video insieme a lui. Mamma mia, ci vediamo allora. Ci sono anche i Ghostbusters. E chi è che c'era anche? So. Abbiamo appena fatto la foto con Assassin per fare un'assassin dei nostri bambini. Due Assassin di quelle, che ragazzi, ve lo dico. Beh, guarda, siamo stati. Proseguiamo col tour e tra poco andiamo a casa perché ne facciamo. Basta, siamo arrivate. A presto. Ciao. La voce mi sta abbandonando, finalmente siamo tornati a casa, abbiamo mangiato, mi ha chiamato mia madre dicendomi corri, praticamente la mia solita fortuna, mia figlia con la febbre, tanto per concludere bene la giornata. E niente ragazze, che dire, traiamo le conclusioni di questo cartoon mix, è stato veramente troppo troppo bello, veramente, soprattutto praticamente le scene che hanno fatto, quindi gli spettacolini che hanno fatto di Resident Evil, stupendi, veramente gli zombie ti facevano venire un'ansia,
e tutte le cosplayer, tutti veramente molto molto bravi, una bella atmosfera, è stancante la giornata perché poi, come dicevo prima, noi donne di una certa età ci stanchiamo facilmente a camminare tutto. Ho comprato poco perché i soldini erano pochi, quindi ho preso questo bellissimo, guardate che carino, Bulbasaur in plastica per la modica cifra di 4 euro e qualcosa, comunque l'ho comprato per mio figlio, bellissimo, peccato per il sotto che è vuoto, e sta cosa non è che mi fa impazzire proprio, però è fatto veramente bene, guardate con la boccuccia aperta. Poi sono passata da, ci tenevo assolutamente, sono passata dalla mitica Daniela Pupa, una ragazza veramente molto semplice, è stata tanto carina, veramente ci siamo fermate a parlare 2 minuti, anzi la ringrazio per la sua disponibilità e tutto, e da lei ho comprato questa bellissima collanina con Ariel, la sirenetta, ragazzi guardate i dettagli, io veramente, cioè per me Daniela Pupa rimane e sarà sempre una grande artista del fimo, veramente è imbattibile, stupenda questa collanina, qui abbiamo il bigliettino da visita, non so se riuscite a vedere qualcosa. Poi sono passata da quest'altra ragazza, Como Rebe, accessori artigianali che onestamente non conoscevo, e aveva delle bellissime collanine ultra kawaii simpaticissime, c'era il broccolo e il boccale di birra con gli occhietti, erano veramente troppo carine, però ho preso questo unicorno perché l'ho trovato veramente tanto carino e dolce con questi colori pastello, veramente troppo carino. E niente, poi cercavo, anzi se guardi il mio video sappilo, t'ho cercato il magico mondo di Ploppy Creations, perché avevo comprato una, anzi mia sorella mi aveva regalato una collanina da lei e volevo assolutamente trovare il suo stand per comprare qualcosa, ma niente, non sono riuscita a trovarla. Secondo me è un po' incasinato lì, almeno per quanto mi riguarda, io faccio sempre fatica un attimino ad orientarmi alle fiere a Milano. E niente ragazze, con queste bel ciuffi belle, minchia sconvoltangine, veramente vi saluto, spero che questo video vlog vi sia piaciuto, non sono molto pratica quindi abbiate pietà di me, perdonatemi se il video risulta un po' incasinato, però niente, è stata una bella giornata e poi abbiamo approfittato appunto per passare un po' di tempo insieme io e la mia amica Jessica e insieme ai rispettivi mariti e ai suoi bimbi, i miei appunto no perché erano malati. E niente ragazzi, spero di nuovo che il video vi sia piaciuto, lo continuo a sperare, aspetta e spera, vi mando un grosso bacio e buonanotte, alla prossima, ciao.